Ragazzi, buongiorno. Sono le 9:20 di lunedì. Come vedete, siamo ripiombati nel buio. È ritornato il brutto tempo. Ieri sera, quando vi ho salutato, stava già tuonando. E infatti, poi è venuto giù il mondo, veramente il mondo. E niente, ha piovuto per tutta la notte e adesso sta piovigginando. Comunque sia, fa di nuovo freddo, non il freddo logicamente che faceva appunto quest'inverno, lo scorso inverno, però comunque non è più quel caldo da mettere le mezze maniche, ecco, per adesso. Poi non lo so, speriamo che cambi durante la giornata, anche se in realtà le previsioni danno queste temperature e soprattutto pioggia per tutta la settimana. Comunque, ieri sera Omar rientrando ha iniziato a mettere una parte di battiscopa e ragazzi è perfetto, veramente perfetto, sia il colore che il materiale, sta benissimo. Ne ha messo soltanto un pezzettino perché logicamente poi ha iniziato a piovere forte, per cui non siamo riusciti ad andare avanti, altrimenti avrebbe potuto metterlo mentre io preparavo la cena perché comunque non è un lavoro che implica far rumore, quindi non avremmo disturbato nessuno, solo che logicamente con il tempo così non era poi più possibile continuare, però ragazzi vi giuro che soltanto in quel pezzettino lì, ovviamente essendo più rifinito, fa un effetto pazzesco, cioè rispetto al prima è tutta un'altra cosa, non vedo l'ora di mostrarvelo, ma ovviamente ve lo mostrerò quando avremo finito, solo che essendo così il tempo, magari speriamo che ci sia qualche pausa da parte della pioggia che ci permetta appunto di continuare quando lui alla sera rientra da lavoro. Che poi non manca tanto, cioè non manca assolutamente tanto, però ovviamente il tempo non è dalla nostra parte. Comunque mi avete chiesto qual è stato il regalo per la festa della mamma, avete ragione, non ve l'ho più mostrato. Il regalo è stato questo bracciale qua di perle con il ciondolino che appunto rappresenta l'albero della vita e mi ha regalato questo bracciale di perle. Omar, vabbè, Angelica in realtà, però appunto Omar è colui che è andato a prenderlo e lo ha pagato perché per il mio compleanno, non ricordo se era per il compleanno, no, per Natale, perché al compleanno mi aveva regalato il computer, sempre Omar mi ha regalato un bracciale di perle vere, ragazzi, perle vere, queste no, non sono perle vere. E comunque l'aveva pagato tanto, più di 200 euro, era fantastico, veramente fantastico. L'ho indossato veramente poche volte e ne parlo al passato perché un giorno l'ho messo, solo che con la bambina, tutte le varie borse, il passeggino, carica, scarica, l'ho perso. Alla sera sono arrivata a casa. E non ce l'avevo più, non vi dico quanto ci sono rimasta male, ci sono rimasta veramente male, infatti io gli dico sempre non mi regalare mai cose di valore perché io ragazzi me le perdo, cioè finché perdo il braccialettino così, ok adesso questo è un valore affettivo, però insomma più di tanto, però quando inizi a perdere dei regali che costano dai 200 euro in su, inizi un attimino a insomma prenderti un po' il panico, infatti le cose di valore io le indosso veramente pochissimo, proprio perché le perdo, cioè non c'è niente da fare, è pazzesco, però è così. Questo però mi piace davvero tantissimo. Spero che si veda con questa luce schifida. Vabbè, cerchiamo di fare quel che possiamo. Ci becchiamo comunque una bella settimana. Visto che questa mattina la mia sveglia è suonata alle 6, e che sono in piedi con soltanto un caffè. Mi sono svegliata presto perché nonostante io oggi non lavori, dovevo fare le lavatrici, dovevo stendere, dovevo fare un sacco di cose che ho lasciato indietro nel weekend. E comunque adesso è arrivato il momento di fare uno spuntino. Mi sono preparata queste tre fette di fette biscottate integrali con questa marmellata che ho preso alla Coop della Zueg, senza zuccheri all'albicocca. Questa è veramente molto buona e mi sa che non la mangerò perché Angelica si è svegliata. Sta protestando, sta arrivando. Comunque la marmellata costa veramente un sacco e mi sa che al prossimo giro me la farò in casa con il bimbi.
Adesso vado poi al supermercato a fare la spesa di frutta. Vediamo un po' chi è che arriva. Mamma mia! Ma che bei capelli! Buongiorno! Che bei capelli! Ieri sera li abbiamo lavati, li abbiamo asciugati alla veloce. Amore mio! Buongiorno! Vuoi una fetta biscottata? C'è la luce? Lo so, amore, c'è la luce. Vieni in braccio, mamma. Allora? Cosa c'è? Vuoi questa? La vuoi mangiare? Sì. Vuoi mangiare questo? Vuoi mangiare questo? No, amore, così. Così. No? No, va bene, che faccia schifata. È buono, è la marmellata. La devi analizzare? È marmellata, amore. Va bene, ho capito. Va. Cioè, ma basta piazzarci le mani sopra. Ecco, ecco la fine che ha fatto la mia fetta biscottata. Perché bisogna mangiare prima che i figli si sveglino? Per poter mangiare in pace, soprattutto cose non smaciullate. Va bene, amore, la metto via. Per favore, faccia meno schifata, Angelica. Marmellata! Ma è buona la marmellata, me l'hai pulita, cioè me l'hai pulita, me l'hai spalmata tutta addosso per pulirti le mani. Basta. È buona? Ti piace? Ma dobbiamo andarci a pettinare. Perché questa chioma qui. Allora? Allora, mamma? È buona? No. Angelica, hai finito? Hai finito? Sono andata di là a pulire la lettiera di Lisa e Carolina, perché dovrebbe essere compito di Omar, ma ragazzi, chi fa da sé fa per tre. Cosa stai con... Guarda che ti sei impigliata nel termosifone. Hai finito, gallina? Guarda, mi è andata a rubare il cotton fioc. È una ladra questa qui, una ladra. Ma la vuoi smettere che ti va giù la pressione? A te, hai capito? Oh. È sempre appiccicata questa gallina. È sempre appiccicata. Allora, noi siamo qua nel letto perché mamma ha lavato il pavimento. Che puzza! Che puzza! Perché mamma ha lavato il pavimento. Lei sta provando a far andare giù la pressione. E niente, adesso usciamo, fra un po' usciamo, solo che con il tempo così sinceramente non possiamo andare ai giardini, non possiamo andare da nessuna parte, quindi stiamo guardando insieme un po' di cartoni. È difficile gestire queste giornate di brutto tempo. Ma che puzza! Che puzza! Ma cosa stai facendo? Puzza col piede! Che puzza! Mamma mia, questa io gli devo incollare i calzini. Hai finito? Dai, andiamo! Andiamo da nonna. Ma cosa stai facendo? Andiamo? Mamma, quanto mi ha fatto impazzire. Dove vai? Ah, mancava lui all'appello. Dai, andiamo adesso. Mamma mia, tu sei proprio matta. Adesso stai vicino a me. Silenzio. Allora. Sì, va bene. Allora, dunque, stai.
stiamo andando a Torino perché ieri sera nell'andar via da casa dei nonni Angelica ha avuto una crisi di pianto, per cui mia mamma mi ha detto dai venite oggi qua, stiamo un po' insieme, dato che non lavoriamo stiamo un po' tranquilli, e così adesso andiamo e pranzeremo anche lì, che meraviglia, sono contentissima, così oggi non ho il pensiero del pranzo da preparare. Comunque questa sera con Omar andremo a ritirare il tavolo per il terrazzo, perché come sapete sabato abbiamo comprato il tavolo e le sedie ce le siamo portate a casa, il tavolo no, lo abbiamo lasciato lì perché è grande, quindi caricandolo in macchina avevamo paura che la macchina si rovinasse, per cui ci siamo accordati con il ragazzo che ce l'ha venduto che andremo appunto questa sera e passiamo semplicemente dal magazzino in pratica e lo ritiriamo senza coda, senza niente. E nel mentre vorrei approfittare anche del fatto che ci sarà Omar per andare a prendere appuntamento per far venire appunto i tizi a casa per farci un preventivo per appunto il terrazzo per quanto riguarda le capottine. Allora dobbiamo un attimino valutare, perché oltre alle capottine, perché questo va ai 20 all'ora, cosa sta succedendo? Non capisco. Comunque oltre alle capottine Omar vorrebbe far installare anche le tende invernali, non so se si chiamino così, ma sono in pratica quelle specie di tende rigide, bianche, ragazzi, cioè è una roba sto uomo che... Ah, sta parlando al telefono, ok. Comunque, rigide, che hanno la funzione di isolare dal freddo. E il problema è che io non ne vedo la necessità. Perché adesso vi spiego, a parte che innanzitutto il terrazzo è lungo, ragazzi, perché sono 8 metri, forse anche qualcosa in più, e tra le capottine e quelle tende invernali, che sono quelle tipo bianche, a volte le ho viste in giro anche trasparenti, secondo me ci sparano un preventivo, saremo intorno ai 15.000 euro, non sto scherzando, però poi vi dirò. Ma poi comunque andandole a mettere, cioè non è che noi nella zona giorno, perché il terrazzo combacia con la zona giorno, patiamo il freddo, nel senso che i serramenti che abbiamo, anche se sono serramenti che dovranno poi essere sostituiti, non fanno assolutamente passare il freddo, si sta benissimo. E poi soprattutto nella zona giorno noi abbiamo la stufa, quindi quella zona rimane caldissima, perché lo scorso inverno, anche se fuori c'erano meno 3, meno 4, meno 5 gradi, a volte anche meno 7, cioè si stava veramente benissimo in casa, si stava proprio belli caldi. Un conto avessimo avuto la necessità di isolare il terrazzo perché i serramenti non chiudevano bene, perché quella zona della casa rimaneva più fredda, però in realtà io non ne vedo, non so, la necessità. Poi vabbè, vediamo, adesso faremo fare due preventivi, uno con solo le capottine, quelle classiche per il sole, e uno capottine più tenda invernale. Adesso vediamo un attimo cosa ci chiedono, se la differenza è poca, ma io non credo, ragazzi, perché vi ripeto, il terrazzo è lungo, quindi secondo me ce ne sarà una bella differenza. Vediamo se possono venire questo sabato a casa, anche se pioverà, pazienza, tanto devono prendere due misure. E abbiamo trovato una ditta che comunque hanno tutte recensioni super positive, e quindi vorremmo provare a far fare il lavoro a loro. Sicuramente sarà un lavoro che costerà tanto, però iniziando poi a utilizzare il terrazzo, secondo me ci sarà necessità di avere queste famose capottine, sia per il sole quando fa caldo, sia per la pioggia se appunto è estate ma piove, vogliamo pranzare o cenare fuori, ecco. Quindi un conto che il terrazzo non era ancora fatto come tipo l'anno scorso, un conto invece quest'anno dove lo stiamo appunto ristrutturando, e quindi abbiamo necessità che sia coperto. Adesso direzione casa dei nonni e ci vediamo più tardi. Thank you.
Buonasera, oggi esaurimento, giornata in cui non ho lavorato, ma in realtà ho lavorato più che di tutti gli altri giorni perché lei si è addormentata, quindi l'ho lasciata ai nonni. Lo so, amore, però devo fare qua, tu non devi toccare, ok? Poi sono corsa a casa a posare la spesa, poi mia mamma mi ha scritto che lei si era svegliata, così ho dovuto correre a prendere lei, vestila. Torna a casa. Cosa stai facendo? Brava, papà. Brava, amore. Funziona? Tenta di toccare il muro che è bianco, però. Che sporco. Devo toccarti. Cosa stai facendo? Sto abitando, perché prima ho abitato io e adesso abita lei. Non toccare il muro che si sporchi le maglie di bianco. Ma guarda, Teo. Ma perché non te la porti a lavorare con te? Fa solo un po' di pernacchio ogni tanto, non importa. Allora, ragazzi, niente, sono distrutta comunque. Il succo del mio discorso di prima era questo. E per stasera avevo in mente di preparare una bella cenetta, ma alla fine guardate un po' che cosa andrò a preparare. La pasta col pesto, perché sono esaurita, non ce la faccio più e ho bisogno veramente di riposo. Ma non riposo, che tipo... Mia mamma mi guarda la bambina per 2 ore e io corro al supermercato a fare la spesa, poi corro a casa a sistemare la spesa, poi ricorro a prendere la bambina e la riporto a casa, mi metto a preparare il pranzo, perché ho bisogno di riposo, di quell'aiuto che solo la scuola, l'asilo mi può dare. E sono sincera, io sto contando i giorni, le ore, i secondi, cioè, in questo periodo mi sento veramente molto stanca, perché non è la bambina il problema in sé, è tutto il carico che c'è intorno, il lavoro, la casa, perché se mi dovessi dedicare soltanto a lei sarebbe fantastico, ecco, però non riesco proprio a darle quelle attenzioni che merita, cioè non riesco ad avere il tempo di star lì, a giocare con lei, a farle fare giochi creativi, proprio non ce la posso fare. Ma finiscila. E comunque niente, volevo preparare una bella cenetta, ho anche scongelato il pollo, ma non ce la faccio, lo preparerò domani. E tanto comunque il pollo, dal momento in cui lo scongeli, lo puoi tenere ancora un giorno, e quindi entro domani assolutamente lo dobbiamo mangiare, ma stasera andiamo di pasta col pesto, anche perché adesso lui si deve ancora fare la doccia, quindi io devo controllare la bambina che non faccia danni contro il muro, quindi cioè la mia giornata continua ancora per almeno 6 ore. Al solo pensiero vi giuro che, mamma mia, mi viene male. Pensate che ci sono certe mattine in cui apro gli occhi e mi sento già demoralizzata per il carico, per tutti gli impegni che so che avrò durante la giornata, per la fatica che so che dovrò affrontare, e mi sento proprio già stanca al solo pensiero. Quindi poi quando c'è una scimmia, guarda, ma è che cosa? Meno male, ragazzi, il divano microfibra è stata la scelta migliore che potessimo fare, perché altrimenti sto divano chissà come si sarebbe ridotto. Questa, boh, se cadi vedi, lei vive così, sospesa sui mobili, sul tavolo, sul mobile lì, cioè lei vive sospesa, non so, veramente. Comunque, finalmente parete bianca, pulita e quasi sistemata. Come vedete, Omar ha rimontato il tubo. E adesso io vi saluto, ma ne vado a dormire. Adesso io ti do un bacino, se non ti sposti. Inutile che mi guardi con commento. Guardate che differenza. Lui, dopo una giornata di lavoro, comunque pesante, senza bambina, io una giornata dove in teoria non ho lavorato, ma mi sono occupata comunque della bambina, anche se l'ha tenuta mia mamma per 2 ore. Cioè, io sono sfatta. E lui è bello sorridente. Guarda che ti rilancio di nuovo, Ti rilancio, Cosa state facendo? Dove è andata? Stiamo giocando a lanciare una bambina. Ma che gioco è? Ecco, appunto. Lancio la bambina a chi? Ma cosa fai? Abbracci la stufa? Vieni. Dai, bacini alla stufa.
Vabbè. Boh. Aspetta una cosa. Cosa c'è? Il balcone è chiuso, vero? Perché? Perché c'è la vernice aperta che fa un danno. Ci sono le gatte libere. Se mi ribalta la latta di bianco, sono le mie. Cosa stai facendo? Mamma mia. Dopo la puliamo anche dentro. Devo pure farlo il bagnetto, devo mettere in lavatrice. Vi saluto ragazzi, un bacio grandissimo, scusate per questa chiusura di video, ma sono veramente devastata, devastatissima. Vabbè, la ricetta ve la mostro domani, comunque sta ricominciando a piovere, perché ridi? Questa ricetta, la rimando sempre, ma è una cavolata poi, solo che non ce la faccio. Tutti i vestiti bianchi. Un bacio grande, al prossimo video. Mua! Ciao, che bella, queste urlette che ti entrano nel cervello, ti forano i timpani, ti entrano nel cervello. Ciao.